Buongiorno a tutti amici e bentornati sul mio canale in questo sabato, match day, giorno in cui la Juventus andrà ad affrontare questa sera una sfida importantissima che può portarla a più 4 con doppia asterisco sui cartonati, ma in questo video ragazzi vi voglio parlare della FIGC e di Gravino. Perché? Perché ragazzi si sa che l'intelligenza è un dono di pochi e sicuramente è un dono che non appartiene a Gravino. Che quanto ad opportunismo, ad agganci politici e ad magna magna generale è sicuramente uno dei migliori, ma quando si tratta di utilizzare la zucca non lo fa e questa volta rischia davvero una figura di merda a livello internazionale. Non gli bastano le figure di merda che sta facendo in questo paese, dove tra l'altro è coperto da media più vergognosi di lui, ma questa volta non sono i media italiani a dovergli coprire il culo, ma sono i media di tutta Europa, perché Gravina è vittima di un'interpellazione parlamentare al Parlamento europeo. Ne parliamo in questo video, ma prima di tutto ragazzi, un like a questo contenuto, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto azionate la campanella delle notifiche in modo da non perdervi alcuno dei contenuti che andrò a proporre su questo canale. Ma cerchiamo di mettere un po' d'ordine nella questione e cerchiamo di capire che cosa è successo. Perché ragazzi, in questi giorni un parlamentare europeo del Partito Popolare Europeo di nazionalità tedesca ha deciso di fare un'interpellazione parlamentare appunto al Parlamento Europeo contro la FIGC, o meglio contro una norma della FIGC che vieterebbe praticamente alle squadre di prendere parte a qualsiasi torneo non organizzato da UEFA, FIFA o FIGC, pena la non ammissione al campionato, cioè l'immediata non affiliazione, la perdita dell'affiliazione se praticamente si va a partecipare ad un altro campionato. Naturalmente questa è una norma anti-Superlega che la UEFA, la FIFA e la FIGC, ma soprattutto in questo caso la FIGC, aveva fatto dopo, nel 2021, subito dopo diciamo la presentazione della Superlega, la prima volta in cui la Superlega fu presentata, e naturalmente è stata ribadita con forza anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea dello scorso 21 dicembre, che appunto non permetteva più alla UEFA, alla FIFA o anche alle federazioni di avere monopolio sul controllo del calcio, quindi non si possono più punire le squadre che decidono di partecipare al torneo alternativo. La posizione naturalmente della FIGC è che non si tratti di una punizione ma di un requisito per l'affiliazione, quindi nel momento in cui tu non hai questo requisito non puoi più essere affiliato. Naturalmente ragazzi, questo è un escamotage cercato dalla FIGC. In Italia queste cose vanno bene e vediamo come ogni domenica vada Rocchi al VAR a cercare gli escamotage, a giocare nelle zone grigie del regolamento per giustificare i favori ad una squadra che diciamo ha il cuore, è uno scudetto di cartone, avete capito di chi si tratta, non voglio fare neanche il nome perché mi stanno sui maroni. Ma detto questo ragazzi, in Europa le cose sono diverse e soprattutto quando vai a parlare di un deputato tedesco dove la democrazia è qualcosa che viene rispettata e questo qui conosce i trattati dell'Unione Europea e sa che sono norme sovranazionali, quindi una norma con un valore più alto di quello che è il diritto nazionale, perché ciascuno Stato che decide di far parte dell'Unione Europea sovrappone le norme comuni dell'Unione Europea a quelle del suo Stato. Quindi far parte dell'Unione Europea significa rinunciare parzialmente alla sovranità nazionale in virtù di un'Unione Europea, come detto. Quindi, se la Corte di Giustizia Europea, in base ai trattati, non permette, diciamo, di punire queste squadre perché non permette i monopoli, ma è per la libera concorrenza, e tutto questo deve avvenire anche nel calcio, naturalmente la norma di Gravina, come noi diciamo da tempo, ragazzi, come noi diciamo da tempo, è qualcosa che non va di pari passo col diritto, anzi è contra legge, cioè contro il diritto. Naturalmente farlo capire a uno come Gravina, che fa finta di non capire o che comunque non ha interesse a capire, ma che
vuole essere coperto nei suoi sporchi inciuci, come è sempre fatto, come è sempre stato il suo modus operandi vergognoso, può andare bene in Italia, ma in Europa non va mica bene, perché adesso vedremo cosa dirà il Parlamento europeo, perché ragazzi si rischia davvero una figura di merda epocale davanti a tutto il Parlamento europeo. E tenete presente che è l'unica federazione di imbecilli tra tutte le federazioni, quale poteva essere la nostra? Quella del vicepresidente leccaculo di Seferin, Seferin che sta prendendo schiaffi a destra e a manca, che sta venendo rimbrottato da tutti, che sta vendendo la propria anima, ragazzi, per essere rieletto, sta cambiando uno statuto di una legge che aveva proposto lui, perché Seferin aveva proposto lui all'interno dell'UEFA quel veto ad andare oltre i 3 mandati proprio per evitare che, come era successo nel passato, ci potesse essere una governance per tanto tempo che quindi poi monopolizzasse il potere della UEFA. E lui sta togliendo quelle regole che ha usato per andare al potere, le sta togliendo per mantenere il potere. Pensate alla moralità di Seferin, pensate alla moralità che può avere un suo scagnozzo, qual è Gravina, che ha venduto il club più importante della sua lega pur di avere una poltrona. Quindi, naturalmente, l'unico ad averci guadagnato per aver venduto la Juventus, gli altri club cosa hanno guadagnato? Uno scudettino di cartone? Hanno guadagnato quello che viene venduto da De Siervo come il campionato più bello del mondo perché c'è un'alternanza di vittorie, mentre prima lo vinceva sempre la Juventus? La realtà è che la Premier League, che viene vinta quasi sempre dal Manchester City, è il campionato più bello del mondo. Quindi queste sono tutte cazzate. Quindi sono una banda di cazzari che hanno finito di fare propaganda col calcio del popolo, perché la gente si è svegliata, la gente si è accorta che le loro cagate non servono più, e continuano a fare figure di merda uno dopo l'altro. Ma sono senza vergogna, perché questi qua, ragazzi, al posto del viso hanno il culo, hanno la faccia come il culo, c'è poco da fare. E questi qua, l'unica cosa che capiscono, come dicono i siciliani, sono i riccioli. E finché non glieli togliamo con le disdette, che forse non bastano, ragazzi, bisogna trovare un altro modo per fargli male, perché le disdette, anche se non tutti gli juventini siamo stati compatti nel fare queste disdette, non sono bastate. Questi qua ancora non hanno capito che noi ci siamo rotti le scatole, ci siamo davvero rotti le scatole di stare ai loro inciuci, di stare alle loro cretinate, di stare ai loro diversivi per coprire le loro magagne, le loro nefandezze, le loro vergogne. Adesso vogliono continuare a manovrare il gioco, non accettano il fatto che perfino un'istituzione dell'Unione Europea abbia deciso che loro abbiano torto marcia, che loro occupino una posizione dominante senza averne alcun diritto, anzi stanno facendo tirannia nel mondo del calcio, cosa che non dovrebbe avvenire, ma non lo accettano e continuano a tentare di aggirare le regole come hanno sempre fatto per asservire ai loro vergognosi e schifosi scopi. Questo è quello che rappresenta la FIGC, questo è quello che rappresenta la FIFA, questo è quello che rappresenta la UEFA e tutte le governance del calcio mondiale, ragazzi, perché è un gioco ormai che è diventato un gioco politico, una vergogna senza fine, dove il tifoso viene visto come, non come l'utente finale, quindi colui a cui il prodotto viene rivolto, ma ragazzi semplicemente colui che deve foraggiare questo prodotto, viene visto come un cliente che deve solo pagare e stare zitto e non avere alcun potere decisionale. Poi se ci metti che la propaganda di questi giornalisti schifosi che praticamente girano e girano le cose e fregano la maggior parte delle persone che sono disattente, si dimenticano presto e sono, peraltro, perdonate, abbastanza stupidi, perché vogliono solo sentirsi dire le cose che vogliono sentirsi dire, tipo in Italia fai contenti tutti se dici che la Juventus è cattiva e ruba, e quindi c'è il 66% delle persone che è felice se la Juventus è cattiva e ruba. Purtroppo, ragazzi, è così, questo è il mondo del calcio, questo è il mondo che ci sta venendo incontro, ma in un paese detto, come detto, dove la democrazia ha un ruolo molto più importante che in Italia, come la Germania, tutto questo non viene accettato e addirittura
viene presa la FIGC di mira e viene portata al Parlamento dell'Unione Europea. Staremo a vedere se davvero Gravina avrà ragione o, come più presumibile, farà una grandissima figura di cacca. Nel frattempo, massima condivisione di questo video per far sapere quanto facciano schifo a tutte le istituzioni del calcio mondiale. Un vostro giudizio nei commenti, perché è sempre cosa gradita, un vostro giudizio è da sempre molto spunto per nuovi contenuti. E fino alla fine, ragazzi, contro tutti e tutti, sempre e comunque, forza Juventus!